ragazzi, sono Sonia Bellere, esperta di cucina naturale e salutare, e stasera la mia proposta dei legumi, i piselli spezzati. Però io li voglio presentare bene, devono essere belli, un piatto elegante. E questo video svelerà il segreto, seguitemi. Iniziamo, ma prima la sigla. Ed ecco gli ingredienti per il nostro aspic di piselli. Prendete una tazza di piselli secchi spezzati che prima avrete lavato e fatto scolare bene. 6 cm di alga kombu che avrete lasciato in ammollo per almeno 10 minuti. Ricordatevi, l'acqua va buttata. 3 foglie di alloro. Mezza cipolla tritata e 2 carote grattugiate, 3 tazze d'acqua minerale naturale, 2 cucchiai di miso bianco o shiro miso, mezza stecca di agar agar che andrete a spezzettarla. Prendiamo una casseruola, oggi ho scelto quella di terracotta per avere una cottura armonizzante, dove mettiamo la nostra tazza di piselli che ho precedentemente lavato e scolato molto bene. Aggiungiamo le nostre 3 tazze d'acqua, i 6 cm di alga kombu che ho messo a mollo per almeno 10 minuti. Ricordatevi, l'acqua va buttata. 3 foglie di alloro che avete precedentemente lavato, mezza cipolla e 2 carote grattugiate. Unite la mezza stecca di agar agar, mescolate bene, coprite e alla fine cottura va aggiunto lo shiro miso o miso bianco. Va solo aggiunto alla fine, non fatelo bollire perché perde tutte le sue proprietà, che sono tantissime e ve le racconterò nei prossimi video. Cuocete per 45 minuti con il coperchio. Una volta cotto togliete l'alloro, aggiungete il miso bianco e mescolate vigorosamente con una frusta affinché non si crea una crema di piselli che andrete a mettere negli stampini. Io ho scelto questi che precedentemente li avete bagnati e aggiungete la crema. La fate riposare in una zona fredda per almeno 4 ore e poi il risultato è questo. E ora lo andremo ad impiattare insieme. Con attenzione togliete dallo stampino. Io ho usato delle more e dei lamponi e dei ciuffi di insalata. Ed ecco il risultato. Bene, questa è la mia proposta per un legume sano, salutare, gustoso e bello. Se il video ti è piaciuto, pollice all'insù. Per rimanere sempre aggiornate con tutte le altre proposte, ricette, rimedi, iscriviti al canale. Se rifate la ricetta, taggatemi su Instagram con @chefsoniavellere. Fai volare anche tu il tuo cappello e fai uscire lo chef che c'è in te.